Carissimi fratelli, carissime sorelle, carissimi amici che ci seguite su Facebook, ancora una volta siamo qui per questa rubrica Il CNS risponde. Oggi sono qui con la mia amica carissima che io chiamo sister, sorella, che è Carmela Romano. Ciao Carmela! Ciao Marcella carissima, anche tu per me sei più che una sister. Grazie, grazie. Ecco, noi vogliamo anche dare testimonianza di questo e della pura verità. C'è una grande comunione, non l'abbiamo creata noi, noi rimaniamo in questa comunione che è frutto dello Spirito Santo. E anche di questo ci teniamo a rendere testimonianza perché, come dice Paolo, siate imitatori di Cristo come io lo sono, siate imitatori anche miei come io lo sono di Cristo. Allora, in piena umiltà, però, noi vogliamo testimoniare questa comunione che c'è tra noi. Benvenuta Carmela. Allora, Carissima Marcella, so che tu tra le tante domande arrivate ne hai selezionata una particolare, ce la vuoi dare? assolutamente sì, Marcella. Abbiamo deciso insieme di sceglierne solo una, proprio perché siamo in estate, abbiamo desiderio di, di vivere anche il nostro tempo, secondo proprio quella che è la vocazione del termine vacanza, che significa un po' tempo libero, vuoto, ma non vuoto di senso, ma vuoto da riempire con cose di senso che magari durante l'anno non possiamo fare. Allora, la domanda che è arrivata è questa: come vive l'estate il membro di Comitato Nazionale di Servizio? Bella domanda, così raccontiamo a tutti le nostre attività estive. Allora, io voglio cominciare io col dire che da venerdì scorso io sono entrata in ferie, ho chiuso il mio studio per partecipare alla vacanza giovani che è iniziata proprio oggi, domenica, con quasi 150 dei nostri giovani radunati da tutta Italia a Cupro Marittima in un bellissimo villaggio vacanza. Ma come sarà questa vacanza? Vacanza sarà proprio un tempo di riposo, un tempo di riposo nello spirito, un tempo di riposo nel corpo e un tempo soprattutto di grande amicizia fraterna per ritrovare quelli che sono i valori più cari, i valori più belli, cominciando dai nostri giovani. E credetemi, stare in mezzo a loro mi ha già ringiovanita nel corpo e nello spirito. Per esempio, il tema della vacanza dei nostri giovani è proprio l'amicizia e avranno dei tempi così scanditi. La mattina noi iniziamo con la preghiera comunitaria carismatica. Sì, proprio qui, proprio in un villaggio dove ci sono tantissime altre persone in vacanza, famiglie, bambini, coppie, e diamo questa testimonianza, quasi 200 persone radunate a pregare in maniera carismatica per circa un'ora, nei locali, negli spazi comuni che ci sono stati assegnati. Poi c'è la mattinata libera per andare al mare, fare passeggiate, fare tutto quello, riposare, leggere un libro, tutto quello che si riesce a fare, si ha desiderio di fare per ritemprare corpo e spirito. E in questo tempo è stata allestita anche qui a Cupro Marittima una tenda, che è la tenda dell'adorazione, dove chi vuole può anche fermarsi per riposare nella preghiera, nella meditazione o semplicemente nello stare lì con il Signore senza far nulla. Nel pomeriggio ancora un tempo di condivisione con una relazione tenuta da noi membri del Comitato Nazionale sull'amicizia. Il mio tema, vi dirò, l'amicizia in Gesù. E così tutti gli altri, poi Carmela vi dirà anche il suo di tema, quella degli altri membri. Ancora nel pomeriggio workshop sulla spiaggia, tornei, riunioni, tutto quello che i giovani hanno organizzato, e sapete che sono imbattibili in questo, è comunque tempo libero. Alla fine, dopo la cena, la Santa Messa ogni sera e la fraternità dopo cena. L'ultimo giorno verrà Salvatore, con un rovete ardente di evangelizzazione pubblico aperto a tutti e la messa all'alba. La chiusura sarà la messa all'alba. E questa è una parte delle mie vacanze estive. Un'altra parte sarà insieme ancora ai fratelli, non solo del comitato, ma di ambiti e ministeri, nelle nostre scuole di formazione. Mentre un'unica vacanza ho riservato per la mia famiglia e quella sarà con i miei cari al mare. Ma sapete quale sarà la mia gioia e la mia vacanza? Cucinare per loro, offrirmi per loro, essere totalmente ed esclusivamente per loro, senza smettere di pregare e di frequentare la messa quotidiana. Carmela, e la tua estate come sarà? Allora, Marcella, la mia estate in qualche maniera l'hai anche anticipata tu, perché io ti raggiungo,
Ti raggiungo con Don Michele Leone, col quale partiremo insieme da Roma, e io farò la catechesi lunedì domani, quindi, e il tema è l'amore di amicizia. E poi ci saranno tutti gli altri, come hai già molto bene delineato tu. E il tema è appunto l'amicizia, ma l'amicizia nello spirito, non un'amicizia qualsiasi, ma un'amicizia che sia capace davvero di lasciare il segno nella vita dei nostri giovani che già vivono rapporti intensi, ma che sia, ecco, la riscoperta di questo valore senza del quale l'uomo non può vivere. L'uomo non può vivere senza qualcuno che gli spieghi l'amore, che glielo faccia comprendere. E questo è soltanto nella nostra esperienza. Noi sappiamo che Gesù è l'unico vero grande amico e attraverso di lui, nel potere dello Spirito, scopriamo anche che i nostri rapporti possono essere veri. Proprio per quel principio che dicevi tu, noi restiamo, il segreto dell'amicizia cristiana è restare in questo amore grande che dà senso a tutte le altre, così, tutti gli altri rapporti di amicizia e di fraternità e di amore. Non svegliamo nient'altro perché è talmente bello il programma. Io so che ci sono ancora dei posti, per cui se anche davvero oggi qualcuno decidesse nel suo cuore di prendere lo zaino e di partire e di raggiungerti, tu come Comitato Nazionale sei già pronta ad accoglierli insieme a Rosario, che so che anche lui, se non è già arrivato, sta per arrivare. E quindi poi piano piano il Comitato si completerà attraverso i nostri continui passaggi. Io mi potrò fermare poco perché sempre con Don Michele, un'altra parte delle mie vacanze non la trascorro con Don Michele, anche se con Don Michele farò questo viaggio in Moldavia. Saremo in terra moldava per alcuni giorni, dal 28 al 4 agosto, rivisiteremo le nostre comunità, i nostri fratelli, dopo così tanto tempo in cui siamo stati privati della loro presenza. Tu sai, anche perché adesso te ne occupi tu di questo progetto, di come è importante che anche lì noi ritorniamo attraverso tanti contatti che tu stessa hai mantenuto con Don Cesare e con gli altri sacerdoti. Finalmente siamo nella possibilità di ritornare e per Don Michele il primo viaggio missionario in terra moldava, per cui avrò il piacere così di introdurlo alla conoscenza del vescovo, alla conoscenza degli altri sacerdoti e delle comunità che ci attendono. Il programma è fitto, sono davvero tante le attività che potremo fare. Intanto è di nuovo riprendere quel verbo bellissimo del rimanere. Vogliamo rimanere nell'amore di Dio con questi fratelli, incontrarli, ascoltare i loro bisogni, verificare anche un po' come questo anno e mezzo di lontananza hanno vissuto la loro grande fede, una fede molto matura, una fede molto provata da tante situazioni. E quindi ecco, una parte delle mie vacanze è questa. Un'altra parte sarà anche io sarò presente qualche giorno alla settimana di vita carismatica e alle altre iniziative che come rinnovamento vivremo, cioè la scuola di formazione proposta da Salvatore e con alcuni moduli, non ne vivremo soltanto uno a fine settembre. Poi altri giorni, anch'io sono in realtà già in vacanza, mi trovo a casa al mare di una mia amica con la sua famiglia e anche attraverso queste modalità sperimentiamo proprio il senso appunto dell'amicizia e del prendersi cura l'uno dell'altro, del poter leggere un libro, del poter meditare, del poter riscoprire quella bellissima altra parola all'esperienza cristiana tanto cara dell'ozio, ma non l'ozio della pigrizia, che è appunto la porta della pigrizia, ma l'ozio cristiano, cioè questa bellissima esperienza di vivere in maniera significativa il tempo libero. Quindi mi do alle passeggiate, alle uscite in bicicletta, alla cucina, anche io ti ho sempre invitata anche a casa mia, perché avevo tanto il piacere anche di cucinare per te. Sei una bravissima cuoca. Sì, guarda, escono sempre felicissimi dalla mia casa.
casa stazzi con il desiderio di ritornare, quindi penso che, ma io so che anche tu fai delle cose molto molto prelibate, eh? Così abbiamo svelato ai nostri fratelli i nostri segreti. Ma anche questo è bello perché da lontano loro spesso, perché poi ce lo dicono nelle loro condivisioni, che sembriamo quasi delle persone irraggiungibili. In realtà invece siamo molto incarnati nella storia, la storia, viviamo tutto ciò che dell'umanità è bello e trascendente, e anche quelle esperienze più faticose le riusciamo a vivere con la grazia di Dio, perché è chiaro che essendo incarnati non possiamo non vivere anche situazioni difficili. Ma a proposito di situazioni, adesso tu mi devi permettere di fare una cosa. Voglio fare gli auguri ad Egle per il suo dottorato, perché si è laureata brillantemente, soprattutto perché non è stato neanche tanto semplice, perché è in attesa. Quindi È già facilita. all'ottavo mese di gravidanza, quindi a settembre io diventerò nonna, una nonna già felicissima e impaziente. Una nonna giovanissima nello spirito. Questo perché l'ho voluto dire? Perché è il tempo delle vacanze, anche il tempo del recupero di quelle cose che non riusciamo a fare durante l'anno. Allora io vorrei augurare ai nostri fratelli davvero di poter vivere questo tempo di vacanza, questo tempo vuoto, questo tempo apparentemente vacante, di riempirlo con tutti quegli impegni che magari non possono fare svolgere durante l'anno, che sia lo studio, che sia il recupero di qualcosa, perché ecco, Egle è una bellissima testimonianza che ha saputo gestire talmente bene il suo tempo da poterlo anche portare a compimento con il conseguimento di una laurea. Ecco, io auguro ai nostri amici, a quanti ci seguono, di poter vivere la stessa esperienza. Gustare il tempo che ci è dato e gustarlo in maniera significativa. E voglio aggiungere che, per esempio, nell'organizzare la missione in Moldavia, non è stata trascurata la visita ai sofferenti, tanto è vero che Don Michele e Carmela, una delle principali tappe in terra moldava sarà l'ospedale. Andranno proprio non soltanto a trovare in ospedale i sofferenti, e i moldavi hanno avuto delle sofferenze indicibili a causa della pandemia, ma anche i dirigenti sanitari, i medici, gli infermieri, tutti quelli che in questo periodo si sono trovati al fronte, che sono stati i più soggetti a fatiche e anche a malattie. E allora nella missione non abbiamo tralasciato questa visita che è fondamentale. E io Assolutamente, grazie. invito Grazie tutti Marcella a per questo averlo tempo. recuperato. Grazie per aver recuperato questo concetto, perché davvero non abbiamo trascurato nulla, né lo spirituale né l'umano. L'umano soprattutto, ecco, quella dimensione un po' più provata, e faremo anche una visita alle comunità un po' più periferiche, dove si sperimenta ancora di più la povertà rispetto già a quella povertà che è dettata da un sistema sociale che tende davvero ad essere sempre più ingiusto, purtroppo, perché i poveri sono sempre più poveri e lì sperimentiamo che i ricchi sono sempre più ricchi. Grazie per aver recuperato E questo io passaggio, vorrei perché invitarvi davvero. tutti, carissimi fratelli, in questo tempo a fermarvi, ma a fermarvi nel Signore. Quindi, se non è possibile la visita a chi ancora è solo, in questo periodo di vacanza ancora più solo, a chi è sofferente, in questo periodo ancora più sofferente, vi invito, se non potete fisicamente raggiungere queste persone, pregate per loro. In un tempo di pausa, fermatevi a pregare per le situazioni più sofferenti. Anche questo è vacanza dai nostri pensieri, dalle nostre delusioni, dai nostri problemi, perdonarci a chi è più sfortunato. Io vi invito a fare questo tempo anche in questo modo. Sperimenteremo delle cose meravigliose, perché Dio accoglie in modo particolare questo tipo di offerte. Io finirei qui, cara Carmela, che Sì, pensi? E assolutamente auguriamo sì. a tutti allora un buon periodo di vacanza nello spirito. Amen. Marcella, un abbraccio grande e a Anche a presto. te, a tutti voi, arrivederci cari Ciao. fratelli, arrivederci. Signore, alleluia.